Allora, bentornati, ve l'avevo detto, adesso mi voglio concedere qualche minuto in più perché ho il piacere di avere in studio la signora Sonia Raule, che è il nuovo general manager della Mikado Film. E allora, adesso parleremo un po' del passato, del presente, ma soprattutto del futuro della Mikado, ma cominciamo con una domanda quasi ovvia, ma inevitabile in questo contesto. Per lei, il cinema cos'è? Per me il cinema, io ricordo quando ero ragazzina e vedevo i film in bianco e nero con i grandi artisti, con i grandi attori e sognavo, mi piaceva guardare delle belle storie, mi piaceva sognare di queste storie. Ecco, credo che il cinema debba raccontare delle storie, ma debba anche dare degli spunti di riflessione, deve essere un po' quello che penso sia stata la letteratura. Nell'Ottocento. Questo è un aspetto interessante. Parliamo di lei, allora, modella, direttore dei programmi di Telemonte Carlo e ora questa nuova responsabilità di General Manager in Mikado. Insomma, è un percorso coerente, sono tappe che le sono state utili per trovarsi dove si trova adesso, in una posizione sicuramente invidiata, ma anche molto esposta e rischiosa in qualche modo. Beh, c'è sicuramente tanto lavoro da fare, diciamo che è quello su cui mi sto concentrando. Ecco, poi certo tutto quello che abbiamo fatto è il nostro background, è la nostra storia che ci ha portati dove siamo. La cosa importante è concentrarsi sulle cose da fare. Allora, Mikado è un marchio classico, insomma, con Ciccutto e Musini, lo sa chi si occupa di cinema, ma insomma io penso anche molte delle persone che ci stanno seguendo in questo momento, ha distribuito titoli classici, è impossibile ricordarli tutti, ne ricorderò solo alcuni, Lezioni di piano, Lost in Translation, Ferro 3, ma insomma ne potrei citare molti altri. Poi è stata ceduta alla De Agostini, c'è stato qualche guaio, ora su questo noi non vogliamo entrare, ma in questa nuova fase, definiamola così, anche di risanamento, la vostra mission oggi qual è? La nostra mission in questo momento è quella di concentrarci sulla distribuzione. Vogliamo essere bravi a scegliere dei bei film, vogliamo portare nelle sale dei bei film. Nella tradizione che è stata la tradizione di Mikado, cioè quello dei film che erano dei bei film, senza necessariamente essere molto art house o molto, molto d'autore, però dei film che raccontino, come dicevamo prima, delle belle storie, che siano dei film di qualità e che siano degli spunti di riflessione per il Però è pubblico. una mission molto rischiosa di questi tempi perché in alcuni casi, non sempre, tra poco lo vedremo, sembra che un po' questo zoccolo duro che apprezza un cinema di qualità ma che è in grado anche di far incassare a questo cinema non le cifre di altri tipi di film, ma comunque delle cifre discrete che permettono anche di andare avanti, ecco, si sia un po' rosicchiato questo zoccolo duro. Insomma, questa mission è un po' rischiosa, ci avete pensato a questo? Bisogna fare una riflessione poi su come stanno le cose oggi. Sicuramente nelle città italiane tanti cinema hanno chiuso, mentre invece hanno aperto tanti cinema nelle periferie, tanti multiplex, dove il pubblico è un pubblico di ragazzi, quindi con delle esigenze diverse di quello che può essere un pubblico più adulto che cerca il film di qualità. Quindi questa è la realtà oggi e con questa bisogna E quindi scontrarsi. mi sembra di capire che a un certo momento si deve mediare, no? Tra la qualità e l'appeal del pubblico, magari ecco, ci può essere anche appunto, come vedremo tra poco, anche un film di qualità con un cast interessante, forse potrebbe essere questa la ricetta. Allora, cominciamo da due film Mikado, oggi in sala e ci rivediamo nel nostro salotto, eccoli qua. La mia famiglia sono contadini. Sono in pochi, ma adesso arriva un nuovo fratellino. Ogni tanto vengono sui tedeschi e io non so perché sono venuti fino a qui e non sono rimasti a casa loro con i loro Voi bambini. contadini avete la testa dura. Sei un ignorante, avendo ste ignorante. E poi ci sono i ribelli che li fanno la guerra perché dicono che se ne devono andare. Ecco una cosa che ho capito, che molti vogliono ammazzare qualcun altro, ma non capisco perché. Sai io, Martina? Ecco, quello che sto dicendo è per tutti coloro che sono in questa aula. Molte più cose ci uniscono di quante non ci dividano. Qualunque cosa succeda nelle strade, noi siamo fratelli. Noi siamo fratelli. Non vi dimenticate che le risse sono per gli schiavi e per la marmaglia. Signora, dobbiamo andarcene. Basta, devi lasciarli.